Partita dalle scuole Cesare Battisti di via Trento, attraversate le vie del borgo, la fiaccolata della memoria è arrivata in piazza Militari Bresciani, caduti nei lager, dove al monumento agli internati è stata deposta una corona di fiori e sono state ricordate le vittime, chi ebbe il coraggio di stare dalla parte della giustizia e del rispetto della dignità umana. La memoria si fa flebile se non è rinnovata ogni anno, ogni volta, dalle scelte individuali. Quella memoria in cui il testimone oggi è portato anche da Cesare Carrara, figlio di Roberto, che scomparve a Mauthausen. Mio padre era un attivista della 54esima Brigata Garibaldi. Mio padre è stato arrestato qua a Brescia il 30 di settembre del 44 e io sono nato 3 mesi dopo. I racconti su suo padre Cesare li ha sentiti solo da mamma e parenti ed oggi il dolore è ancora grande. L'unica cosa che mi ferisce molto è di non poter riuscire ad andare a Mauthausen. Non riesco a entrare in quel posto lì perché è troppo brutto per me. Tante persone con i capelli bianchi alla fiaccolata, pochissimi ragazzi, a parlare per loro è stato uno studente universitario. Il messaggio che in realtà dovrebbe passare, che si dovrebbe far passare, è che tutto è collegato all'interno del tempo, non è che quello che succede oggi non ha una causa in quello che è successo ieri, anzi è proprio così. Tante le associazioni che hanno aderito alla fiaccolata, dall'Ampi alle Fiamme Verdi alla rete Studenti Medi, passando per la parrocchia Cristo Re, CGL Cisle Will e i quartieri Campomarte e Borgo Trento.